Questa è bella. Wow, ci serve proprio un'altra vacanza. È troppo tempo. Ah, stai lavorando su questo? Sei rimasto lassù un'eternità. Stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così. È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Grazie.
Ottimo. Finito? Sì. Ah. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Mm-hmm. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Mm? Non sei capito niente. Scusa. Scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Mm-hmm. Classica giornata da sogno. Mm? Ho ripescato spazzatura dal fiume. Mm. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, una... un vero cimelio. Era... primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo. Quindi ho fatto subito inversione ed è diventata una leggera riguardo. Ah! Che c'è? Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Oh. Sì. Bene, di che parla l'articolo? Scusa? Quale? Questo? Mm-hmm. Dei voli per Bangkok, che sono sempre più difficili perché c'è un sacco di smog e non possono atterrare. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Però ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso D'accordo, lavori così. Ma non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, no. Puoi chiamare Sullivan. Dai, da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, li hai lavati ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi certo. Saltare e correre. E io ho un talento naturale ah, per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Ok, guarda e impara. Ah, non vedo più. Tutto qui? No, deve caricare. Caricare? Sì. Ci sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, ci siamo. Qualcosa non va? No, è che...
Come fai a... come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapevo. Okay. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Verso la telecamera, ricevuto. E il tasto cerchio o l'attacco vortice? Attacco vortice! E premi X per saltare. Ok, qual è la X? Usa il pollice destro. Ok. Devi saltare oltre le buche ed evitare gli ostacoli. È la mia specialità. Ok, scappa dal macigno. Perché il macigno mi insegue? Tu pensi a scappare. Io non ho fatto niente. Usa l'attacco vortice. Con quale tasto? Cerchio, attacco vortice.